in compagnia di coach Massimo Massaro e del dirigente responsabile Pasquale De Filippo. Partendo da coach Massaro, vittoria abbastanza agevole contro Francavilla, diciamo che il pronostico è stato rispettato. Sì, e penso anche la qualità del gioco fino a un certo punto. Altre volte abbiamo giocato a sprazzi, anche stavolta, però diciamo gli sprazzi positivi sono stati senz'altro più ampi. Il finale è stato, ho visto poi i giovani di Francavilla emergere e mettersi in buona evidenza, e abbiamo perso qualche punto di vantaggio che avevamo. Mi spiace molto per l'infortunio di Desiato, che ovviamente contiamo di recuperare in questi giorni, insomma altro sarebbe stato averlo a disposizione dall'inizio, come del resto spero anche che possa capitare questo. Per il resto credo che volevamo andare avanti con i giochi, essere più fluidi, e in parte ci siamo riusciti. In difesa abbiamo giocato molto bene, il resto delle potenzialità di questi giocatori si sono viste nel finale, quindi insomma era proprio progetto molto affascinante quello che porta avanti Francavilla, con tutti altri le qualità presi in giro per l'Italia, un buon 2,10 metri come Salafia o come Borrelli che viene da Trento. Anche noi abbiamo avuto la possibilità di far giocare e dare spazio alle seconde linee, soprattutto a quelli che in genere giocano pochissimo niente, come Ragnino o Rollo, che hanno giocato da 10 minuti in campo, e soprattutto Marini, che buonissimo cambio di Salvatore Desiato stasera, o aveva già avuto spazio perché ho già deciso insomma di suddividere il tempo quasi a metà tra i due giocatori, e poi ha avuto tempo completo rimanente perché per l'infortunio Desiato, e credo che abbia dato una risposta abbastanza positiva. Il ragazzo sta crescendo, come anche molti del quintetto, insomma anche gli stessi Guastaferro e Piscitelli, che entrano alla panchina, ma che io considero due titolari a tutti gli effetti. Questa partenza un po' diesel nostra, dovuta un po' anche al calendario, insomma dei colpi mancati, ci ha un po' segnato, ma noi siamo un gruppo integro, i giocatori si impegnano in tutti gli allenamenti, sono soddisfatto insomma del loro impegno, non c'è niente di che può renderci preoccupati. È chiaro, adesso andiamo a Mola per tentare di vincere senz'altro questa partita, sarà una delle partite degli scontri diretti con una delle squadre della nostra fascia.